Buongiorno piccolina! Ehi! Ciao! Mi sono appena svegliato, adesso devo editare il video di ieri, così lo vedete in tempo. E poi oggi cerchiamo di fare un po' di cose. Vorrei sistemare il garage, vediamo un attimo cosa si riesce a fare. È un trauma, sicuramente non basteranno un po' di ore, ci vorranno qualche giorno, perché veramente c'è troppa roba. Però dai, bisogna iniziare da qualche parte e vogliamo farlo bene, anche perché io voglio riprendere ad allenarmi, quindi vabbè, iniziamo almeno dopo. Intanto edito. Ehi, ti spaventa? Alvin, tanto per pulire fuori, ha assemblato un fucile di precisione. Non avevo Guardate, mai per... deciso una prolunga, va bene? Guardate però come pulisce bene. Ehi, hai paura di essere pulita via? Ho anche finito di editare il video con Federica dove abbiamo provato il volante Logitech. Ragazzi, sono stato veramente una bestia e ho tagliato tanto perché non mi sono reso conto, ma tipo anche qua. Vediamo se riusciamo a farle fare un giro decente, poi lo provo anche io e vi Grazie dico per cosa il ne decente. pensiamo. E beh, scusa. Hai ragione, quando ci vuole, ci vuole. Oppure verso la Sì. fine. No, vabbè, Che fa? io ho fatto qualche giro, però. Vabbè, un po' meglio di me, va bene. No, su Ma... assetto corsa competizione faccio schifo anch'io, Quindi, quindi. tra le righe, faccio schifo. Ma allora. No, cioè, ragazzi. Guardate la faccia. It was in that moment blinking new. He fucked up. Mi è appena arrivato questo pacco di Amazon, adesso voglio farvi vedere che cos'è. Ivy è particolarmente interessata, forse perché sa che è qualcosa per lei. Eccolo qua. Praticamente, siccome questa bestiaccia qua beve veramente i miliardi di litri d'acqua, dobbiamo riempire le ciotole tipo 67 volte al giorno e ho pensato di provare a prendere questa, ovvero una super ciotola enorme che tiene tipo 6 litri d'acqua, la fa ricircolare, la filtra e così teoricamente possiamo riempirla meno spesso, visto che sia lei che Kuma bevono veramente tanto, almeno hanno sempre sempre acqua pulita, anche perché dovrebbe avere il filtro che la fa girare, e soprattutto hanno quell'effetto cascatina che dovrebbe, che ne so, fargli piacere di più l'acqua o farla bere più volentieri di quello che già fa. Dentro c'è un botto di roba comunque, c'è questo per pulire credo la cannetta, un cavo, ah ok, USB di alimentazione per la pompa, dovrebbe consumare tipo un watt, quindi niente di esagerato, questa penso vada messa qui, non lo so, adesso vediamo, qui c'è uno stantuffo, non so per far cosa, e qui c'è il filtro a carboni attivi, ah ce ne sono due, quindi uno di ricambio. Allora, ho montato il tutto. E adesso teoricamente dovrei poter mettere tipo qui, credo, così il filtro e poi questo sopra. Ok. Riempio questo d'acqua. Ok. E adesso ho rimesso il tappo. Teoricamente lo mettiamo qua che abbiamo una spina vicino, in realtà ne abbiamo due. E attacchiamo l'alimentatore USB che era fornito dentro. Vediamo un attimo se va. Wow! Ok. E praticamente fa girare l'acqua. È super silenzioso anche, devo dire. Ma è una fontanella? Sì! Ah, non avevo capito che fosse una fontanella. Sì. E rimane così, tipo. Quindi gli fa girare l'acqua e possono bere quando vogliono. Vieni, Ivi, vai a vieni qua, aprire. vieni, guarda. Che cos'è? Piccola. Cos'è? Ti piace? Puoi bere all'infinito tipo da questo. È Sì. bello perché gli fa anche il circolo dell'acqua e in più con il filtro qui la filtra, quindi rimane sempre pulita. Bellino. Guarda che beve dalla fontanella. Ti piace? Promosso? Chiama anche Però Kumar. questo è il numero due. Guarda, cos'è quello? Che cos'è? Ma che cos'è? Ma che cos'è quel robo? Guarda, bevi, è come piace a te, con la fontanella. E anche Comirio la prova. Vabbè, è acqua, ragazzi, dentro una ciotola. Quindi. Però dai, è carina come roba. Mi fanno morire due approcci diversi.
Vabbè, ragazzi, adesso l'abbiamo appena riempito, ci stanno 6 litri teoricamente dentro. Vediamo quanti giorni o quante ore dura. Chi è il cane brutto nella vetrinetta? Ma chi è? Chi è quel cane lì? Attacca! Ma prendilo, prendilo! Vai, Ivi! Prendilo! Vai, puoi giocarci, non ti fa niente. È brutto, ma... Perché è brutto? A me sembrava carino. Guardate la faccia di una che sa di aver fatto qualcosa che non doveva fare. In realtà no, era giusta nel suo posto, era Maya che le rompeva le scatole perché doveva registrare il video dell'iPhone. E a proposito, comunque è uscito anche il suo video. È uscito il suo video, quindi andate a guardarlo. Oggi voglio darmi una missione abbastanza impossibile, che praticamente sembra tipo un episodio di Sepolti in casa, ovvero liberare questa parte del garage. Ci vorranno secoli e probabilmente andrò avanti fino a questa notte, però voglio partire dalle piccole cose, sistemare tutti i vari cavi, visto che c'è tanta roba che occupa spazio ma va sistemata, tipo questi sacchettoni pieni di cavi o altro. Vabbè, iniziamo perché sennò non finisco più. Siamo ancora nel mezzo del risistemare il garage e questo scatolone, che è pieno, contiene solo roba che ancora non è stata nemmeno scartata, cioè nuova, nuova di pacca. È tutta roba sigillata. Sigillata, guardate. Alvin, ma che problemi hai con gli acquisti? E qui c'è una signorina molto curiosa a cui ho messo una mia fascia per capelli a mo' di collare, che ci sta facendo compagnia annusando qualunque cosa da ore. E raga, adesso so che è ancora un bordello, ma almeno questa zona è camminabile, più o meno. Qui è ancora tutto un disastro, però tutti questi scatoloni sono quasi non sistemati. Cioè, questo è tutta la roba nuova, ancora sigillata. Questo è tutta la roba per gli impianti a liquido e ce n'è ancora. E qua sopra invece è altra roba da sistemare. Però, dai, intanto togliendo alcune robe da buttare via e sistemandone altre, devo dire che è già meglio. E anche questo, anche se è un caos totale, almeno c'è la roba. E lì è tutta roba da buttare via, tutta roba da buttare via. Domani o dopodomani voglio anche riuscire ad attaccare i pannelli come quelli che ci sono in studio al soffitto, così poi abbiamo una luce più decente, perché adesso avevamo questa, ma si era staccata perché non l'avevo fissata, era solo messa con tipo un po' di biadesivo e ovviamente col calore si è staccato. E questo, che è uno dei faretti che abbiamo anche in giardino, ma praticamente... punta verso l'alto così abbiamo un po' di luce, ma è semplicemente per avere un'illuminazione decente. Comunque, dai, un paio di giorni e qua viene tutto sistemato.